The door it opened slowly. My father. Nel giorno della memoria, l'Uni3 vuole ricordare con queste brevi letture un momento atroce della nostra storia, conosciuta ma non sempre ricordata. Auschwitz, oltre la storia e il suo tempo, rimane il simbolo del male assoluto. Nell'anno di Dante potremmo collocarlo nell'ultimo girone dell'inferno, il più brutale e perverso. Mia madre ed io avanzavamo di un passo, in una fila di donne che a centinaia, forse a migliaia, si affollavano sotto lo sguardo indifferente delle guardie. In uno spazio aperto, vestite con abiti smessi, con ai piedi rozzi zoccoli di legno e le facce sbiancate dalla paura. Sui loro volti non c'erano sorrisi, né lampi di riconoscimento, né cenni di incoraggiamento, niente, all'infuori di una terrorizzata apatia. Quasi tutte tenevano gli occhi bassi, fissi sulla terra battuta. Prima di loro era stata calpestata da anonime schiere, vite umane ridotte a grumi di paura e di rassegnazione. Aspettavamo che ci annunciassero la nostra sorte, una sorte definitiva, o la vita o la morte. Mia madre ed io eravamo rimaste sole, senza amici o parenti a cui aggrapparci. Potevamo contare unicamente l'una sull'altra. Mio padre e mio zio erano stati fucilati. I genitori di mia madre e il fratello, sopravvissuti, avevano preferito nascondersi in un bunker, nella speranza di riuscire a resistere fino all'arrivo dei russi. Non sapevamo se se l'erano cavata e sarebbero passati anni prima di scoprire quale fine atroce avevano fatto. Auschwitz è fuori di noi, ma è dentro noi. La peste si è spenta, ma l'infezione serpeggia. Primo Levi. Era una mattina soleggiata del luglio 1944. Eravamo rimasti chiusi nei carri ferroviari per 3 giorni, ma nonostante la fame, la fatica, la paura, nonostante l'umiliazione di essere stata spogliata, di avere un numero tatuato sul braccio, nonostante il terrore causato dal capò in divisa, con gli scudisci che sibilavano minacciosamente al loro fianco, il sole e l'aria fresca mi infusero un po' di energia. Ero una ragazzina di 16 anni, magra e fisicamente immatura, ma possedevo ancora chissà come una riserva di prorompente vitalità. Procedemmo nella fila compatta di sconosciute. Lungo il reticolato di filo spinato erano disposte le guardie con i cani a guinzaglio. Alte e austere torri di controllo su cui stavano i soldati armati di mitragliatrici si profilavano contro il sole lungo la fascia esterna del campo. Sentivo i cani ringhiare, solo gemiti e sospiri di paura, lacrime e preghiere sussurrate a fior di labbra. Il nordico sole estivo scintillava sui bottoni dei soldati e sui loro fucili, sui lucidi stivali di pelle e sulle fibbie di ottone. Non sono i 6 milioni di morti che mi preoccupano. È che i record sono fatti per essere battuti. Woody Allen. Man mano che mi avvicinavo al medico, incaricato della selezione, concentrai su di lui tutta la mia attenzione. Era un uomo alto, bello e biondo, in uniforme nazista. Se ne stava eretto, conscio della sua posizione, quasi orgoglioso di essere il centro di quel frammento di universo. Con piccoli gesti freddi, a malapena una parola, ne mandava alcune a sinistra, altre a destra. Era un rituale misterioso, di cui nessuno capiva il significato. Ero affascinata da quel bel dottore dall'aria ben nutrita, alto, pulito, garbato. La sua faccia era intelligente e riservata, priva di qualsiasi malvagità.
Forse, se gli avessi sorriso amabilmente, avrebbe agito secondo le mie speranze. Non mandate i figli in gita ai campi di sterminio. Lì si va in pellegrinaggio. Sono posti da visitare con gli occhi bassi, meglio in inverno, con vestiti leggeri, senza mangiare il giorno prima, avendo fame per qualche ora. Liliana Segre. Ero sempre stata una ragazza intraprendente anche negli anni trascorsi nel ghetto. Mi domandavo da dove venisse tutto quel coraggio. Non ero mai stata abituata a cavarmela da sola e mi mancava l'astuzia di chi è abituato fin da piccolo a vivere in un mondo ostile. Al contrario, ero stata viziata. A Francoforte, dove ero nata, avevo una governante che portava una cuffietta con la stella rossa di Davide sulla fronte. Che ironia, adesso che ci penso. La nostra governante, che non era ebrea, aveva indossato con orgoglio quello che sarebbe diventato il simbolo della nostra persecuzione. Provvedeva a tutti i nostri bisogni. Ero cresciuta in mezzo alle comodità. Prima dello scoppio della guerra, quando abitavamo a Memel, una città portuale sulla costa baltica, a nord di Stutthof, mia zia Tita mi conduceva spesso ai tè danzanti, vestita con abiti di organza e scarpette di vernice. Ordinava cioccolata calda per me e io mi esibivo in valzer e tanghi con ragazzini dodicenni. Mi ricordavo con gioia quella cioccolata calda e la sognavo notte dopo notte. La prima cosa che mi sarei concessa dopo la fine della guerra sarebbe stata una bella tazza di cioccolata calda. Letture tratte da Ho sognato la cioccolata per anni. Coltivare la memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l'indifferenza e ci aiuta in un mondo così pieno di ingiustizie, di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare. Liliana Segre. Egli lavorava nel lager di Auschwitz come chimico e per sopravvivere provò ad inventare varie soluzioni per guadagnare delle razioni di cibo. Nel lager si pativa la fame e Primo Levi fu costretto a bere soluzioni particolari che sapeva di poter digerire. Un giorno, mentre era nel laboratorio, trovò un barattolo senza etichetta e si incuriosì moltissimo. Quando lo aprì, vi trovò dei cilindretti di piccole dimensioni, fatte di una sostanza incolore e inodore. Egli decise di prenderli per mostrarli al suo più fedele amico Alberto e di scoprire insieme di che cosa erano composti. Provarono ad inciderne uno, era duro. Provarono allora a raschiarlo e provocò delle scintille. Capirono allora che era ferrocerio, la materia di cui sono fatte le pietrine per accendisigari. Primo Levo e il suo amico si misero a riflettere ed ebbero l'idea di assottigliare i cilindretti per trasformarli in pietrine che sarebbero servite per la costruzione di accendini. In questo modo avrebbero potuto vendere le pietrine all'industria clandestina e in cambio sarebbero riusciti a procurarsi del cibo. Dopo il bombardamento, insieme ad Alberto, calcolarono che una pietrina da accendino poteva equivalere ad una razione di pane. Primo Levo riuscì a rubare 40 cilindretti, dai quali avrebbe ricavato 120 pietrine, cioè 2 mesi di vita per ciascuno. Tutte le notti nella baracca di legno si misero a raschiare i cilindretti, senza farsi vedere, né sentire, sotto le coperte e sopra un saccone pieno di truccioli, rischiando che prendesse fuoco da un momento all'altro.
lavoravano per 3 notti. Con il ricavato riuscirono a sopravvivere fino all'arrivo dei russi. Tratto da Cerio. Voi che vivete sicuri nelle vostre case, il cibo caldo e volti amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli, senza nome, senza più forza di ricordare. Primo Levi. And he stood so tall above me, blue eyes they were shining, and his voice was very cold. Said I've had a vision, and you know I'm strong and holy, I must do what I've been told. So we started up the mountain, I was running, he was walking, and his axe was made.